Allora, il 21 aprile avremo all'interno dell'Istituto Don Deodato Meloni il primo concorso gastronomico di enogastronomia degli istituti alberghieri. Parteciperanno 8 istituti sardi con una compagine di un team di 3 ragazzi, di cui uno con disabilità, proprio per favorire e supportare l'inclusione. Saranno presenti 5 giudici che appunto si occuperanno di valutare il piatto a base di agnello di Sardegna IGP, accompagnato con prodotti a chilometro zero offerti dalla Coldiretti e da Campagna Amica. Questo ci permetterà appunto di fare in modo che i ragazzi si mettano in pratica le competenze acquisite a scuola, e quindi siamo molto, molto contenti di questo progetto. Oggi abbiamo presentato il primo concorso enogastronomico Campagna Amica Gourmet, un concorso che per noi di Coldiretti ha tantissimi, chiaramente si pone tanti obiettivi, ma per noi di Coldiretti sicuramente ha un obiettivo importantissimo, che è quello di, attraverso la scuola e quindi i ragazzi dell'istituto alberghiero, di andare a valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare. Un patrimonio chiaramente che sta vivendo un momento abbastanza delicato, perché è sotto attacco dal cibo sintetico, sotto attacco dalle etichette allarmistiche sui vini e soprattutto anche da quel famoso semaforo, quello del Nutri-Score, che è uno strumento ingannevole, e sono tutti quindi strumenti che portano in qualche modo, che vogliono, mirano a in qualche modo a modificare le nostre abitudini alimentari. Noi non vogliamo assolutamente questo. Peraltro siamo consapevoli del fatto che l'agnello IGP, che è il primo prodotto che verrà utilizzato in questo concorso, è un prodotto eccezionale, dalle caratteristiche importantissime, che appunto apporta dei benefici alla nostra salute, a differenza ad esempio dei prodotti sintetici. Quale presidente Strade del Vermentino, di OCG Gallura, insieme alle altre strade che rappresentano il mondo vino, la promozione del territorio della Sardegna, siamo ben lieti di sponsorizzare e di accompagnare in questa, diciamo, quindi nella giornata del 21 aprile, il concorso, il primo concorso enogastronomico di tutte le scuole alberghiere della Sardegna, esattamente 8, dove vedranno appunto quindi i ragazzi attraverso le loro pietanze, quindi attraverso i loro sapori e saperi, daranno la possibilità di rappresentare e promuovere il territorio. La nostra associazione lavora con il comparto scuola, nello specifico tende, diciamo, quindi ad accompagnare queste iniziative e tante altre che garantiranno appunto quindi l'avvenire, e soprattutto si andranno a formare i futuri ambasciatori del gusto nel nostro territorio.